Giovani, ebbene sì, siamo qui oggi per andare a vedere insieme la nuovissima Camila su Grand Cross. Ovviamente ragazzuoli vi invito a lasciare un bel like e ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. E tra l'altro vi invito anche a recuperare tutti i video precedentemente usciti, quindi sul canale per appunto qua sopra delle schede. Mi raccomando, controllateci sempre perché ci sono tanti tanti video usciti nei giorni scorsi. Detto questo, seguitemi sugli altri social, link in descrizione e buona visione! Bentornati oggi su Grand Cross Jap. Perché se ragazzuoli siamo qua per andare a vedere. Tra l'altro non so perché mi hanno rimesso lei nel login. Non ci sono più PG Collab. Vabbè, della settimana non si sa perché. Comunque, a parte questo, andiamo a vedere quello che per appunto hanno annunciato, hanno rilasciato quest'oggi su Grand Cross Jap. Ricordo, martedì prossimo sul Global. E per appunto si parla di Camila Non Awaken, Camila, sì, la seconda Camila presente su Grand Cross, la seconda mai uscita, ormai quasi a 3 anni dall'uscita della prima, perché ricordiamo che la prima Camila è uscita i primissimi giorni di agosto del 2020, quindi è un po' di tempo fa nel senso. Andiamo a vedere l'unica cosa che è attualmente presente nel gioco come evento. Eccoci qua. Questa è l'unica cosa che tra l'altro non dà gemme, è la tower che non dà gemme, che tra l'altro hanno inserito con Camila. Piccola cosa da dire, ecco, per così dire, che comunque ci farò un video a riguardo. Mettiamo subito le mani avanti. Cioè, come potete vedere su Twitter, nelle dev prevalentemente avevano messo nell'immagine della tower questa immagine qua, ok, ce la presenta anche il vote, quindi il votare, il banner anniversario, in teoria il banner free, il banner anniversario. Questo ad ora in gioco non c'è, come avete visto, quindi di base è una cosa che probabilmente uscirà fra qualche giorno, perché ad ora non c'è il vote, però nelle dev c'è, però sono delle immagini, perché non c'è la news del banner della votazione. Quindi questo secondo me si può riassumere con o nei prossimi giorni mettono l'opzione di poter votare, oppure settimana prossima con l'update infrasettimanale, quindi comunque metà evento di Camila e addio del banner collab, cioè il 18, annuncio il 17 e il 18 il banner. Comunque ricordo che l'anniversario ci sono il 25 con live reveal il 24, che ovviamente guarderemo insieme come sempre di consueto su Twitch, mi raccomando. Finito questo mega preambolo, parliamo della protagonista di oggi. Allora, è inutile dire, anche se lo diremo, che la skin è bellissima, è inutile dire che l'artwork è mega fanservice, ma è come ci piace a noi per quanto riguarda i personaggi. Così, ecco, capite la cosa. Personaggi che sono di base spinti, è come ci piace a noi, e di conseguenza è molto bella lei, c'è poco da fare, è molto bella, l'arto che è bellissimo. Il problema è che esce in un momento in cui non serve a niente, anzi, probabilmente anche un anno e mezzo fa non serve a nulla, anche 2 anni fa, e esce in un momento critico, pre-anniversario, ma altrettanto in un momento critico per la community, perché è oltre 2 mesi che la gente si è stufata, perché non c'è effettivamente niente che ti fa pullare con voglia. C'è gente che ha superato ormai, a forza di risparmiare, le oltre 2000 gemme. Ora, aprendo questa piccola parentesi, e magari anche qua ci dedicherò un video per parlare dell'argomento, anche se ora voglio tirare molto la cinghia perché bisogna parlare di Camila. È un argomento molto importante, perché sì, è giusto pulare ogni tanto, però è anche giusto risparmiare. Ed è anche altrettanto giusto avere la voglia di pullare. Nel senso, aspettare 2 mesi e passa da Mile e non c'è nessun personaggio nel mente che ti fa pullare, ti fa venire voglia anche di meta parlando di averlo, è brutto, ti fa passare la voglia di giocare e la gente quitta. Altrettanto però, in vista di un anniversario, dall'altra parte, potrebbe essere assolutamente conveniente risparmiare gemme, perché comunque poi se esce Arthur del Caos ringrazieremo tutti di poter fare 2 o 3 giri su quel banner invece di fare uno su
X personaggio di merda che aggiunge, sì, ma non più di tanto, ok? Quindi questa è un po' la cosa, quindi un po' le due versioni della questione. Ditemi, per così dire, che team siete tra le due, se vi va bene aver aspettato ormai e risparmiato anche per 5-6 banner di fila post-mile, oppure se avreste voluto qualcosa di più hype nel gioco nel mentre, considerando che anche la collab è stato un grandioso flop per la maggior parte. Ok? Questa è un po' la cosa. Ditemi nei commenti cosa ne pensate. Comunque, ripeto, probabilmente ci farò un video riguardo. Parlando per appunto di Camila, eccoci qua, Bamber da 600 con lei garantita al completamento del giro, 300 ovviamente c'è il GSSR, e andando per appunto a vedere il banner. Banner che va via fra 2 settimane, cioè data in cui in teoria verrà rilasciato l'anniversario. Perché ricordo che il 24 ci sarà la live e il 25 ci sarà il banner anniversario, dove faremo la maratona, l'all-in e tutte le varie cose. E ovviamente siamo qua per parlare di Camila. Camila, allora banner, partiamo dal banner, sì, partiamo dal banner. Il banner, ragazzi, è uno schifo allarmante, mettiamolo in questo modo. Banner 3%, 0,5 per Camila, ovviamente rate up, doppio rate rispetto agli altri, però... Cioè, lo potete vedere. Vabbè, no. Andiamo avanti. Roxy, Shin, Valente, Camila, Lilia, Mono, Valente, MK2, Istin Rossa, Lilia di Natale e Istin Halloween. Questo è il banner. Io non ve lo sto neanche a dire. Cioè, non c'è neanche un personaggio che vale la pena di essere pullato, che vale la pena di avere. Ok? Che comunque Istin sembra un cazzo, Tilia è 12 anni che è uscita e il resto va commentato? Non credo. Quindi questa è un po' la cosa attualmente di questo banner. È un banner di merda, è un banner che esce pre-anni e dulcis in fundo, Camila è pure una merda perché è un personaggio PvE che gioca solo in guild boss, modalità che ormai fanno in 3 su 3500, a parte chi non fa, a parte chi fa le war. Questa è un po' la situazione, Camila. Quindi, serve poi qualcosa? Vale la pena pullarla? Direi che la risposta la potete trovare anche da soli. Ovviamente no. Ragazzi, dai, diciamoci la verità. Non serve assolutamente a niente di niente. Mi raccomando, non serve assolutamente a niente di niente. E quindi questa è la situazione, Camila. Personaggio che purtroppo, ragazzuoli, io non ve lo sto neanche a dire, non serve neanche a lavare i piatti in un bar di merda, no? Vabbè, comunque, a parte la cazzata, è inutile. Cioè, non pullateci, ragazzi. Cioè, non ve lo sto a dire altre volte. Non serve a niente. Noi faremo purtroppo la multa della speranza, perché ormai è un format che va avanti ormai da tempo. Però, insomma, dire che non serve a niente è un complimento. Questa è un po' la cosa. Comunque, unica multi su banner di Camila. Se la troviamo, CC Box. Il resto è futile. PG inutile. Non c'è bisogno di altre frasi per descriverla. Skip rosso. Sicuramente Shaft. Premettiamo questo. Però c'è un counter. Vabbè, oh, se la trovassimo, mica la butto. Oh. SSR in video non succede mai. Succede solo con i PG di merda. Ma va bene, cioè, se la trovo non mi lamento. In rete è doppio. Il resto non mi serve nulla. Ci tengo a precisarlo. Niente fake out. Vabbè, verso la fine. Dai, almeno dammi Camilla. Così almeno oggi pomeriggio ridiamo che non serve a niente. No, comunque. È veramente una grandissima delusione. È una grandissima delusione. Cioè, dopo 3 anni da Camila me la fai uscire con una meccanica che non funziona, con un PG che forse neanche 3 anni fa serviva qualcosa, nemmeno la versione Awaken, e pretendi pure un banner di merda e pretendi pure che ci pulli. Cioè, no, io mi sento male solo a fare la multi. Però almeno l'SSR c'è. Ragazzi, datemi retta, skippate che fra 2 settimane c'è l'anniversario, eh? Con Ban o Mel o Arthur, chi cazzo sarà? Sarà, è l'anniversario. Non vale neanche la pena pensare di pullare a sta roba. Pur quanto lei esteticamente sia bellissima. Ok, SSR, vediamo un po'. Vabbè, non. Ce l'ho 6-6, mi sa, sai. Mi sa che ce l'ho 6-6. Mi sa che ce l'ho 6-6. Ora non lo so, eh. Forse 5. Oddio, forse 5-6. Quindi mi sa che
Andiamo a dupparla, rigorosamente al gioco. Oh, potrebbe essere Stonks, raga. Invece no, era già al 6, quindi Omega Unlucky per Istin. E questo, ragazzi, è tutto quello che volevo dirvi in questo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, ditemi la vostra nei commenti. Mi raccomando ancora una volta, skippate la Peppari. Non penso ci sia bisogno di consigliarlo. Però, ve lo dico, iscrivetevi, guardate al centro. E dopo guardate tutti gli altri video, guardate a destra e a sinistra, qua sopra delle schede. Non mancate il live su Twitch, oggi e tutti i giorni. Seguitemi su altri social. E let's go, boys! E ciao a tutti, ragazzuoli!